La cicloturistica Avis Montemarciano crea carovana bella, umanissima ed esemplare, onorando la significativa tradizione ciclistica cittadina che si specchia nei solidi valori etico-sportivi. Ad aprire il ramificato programma è il classico ritrovo ai 92 metri sul livello del mare, in piazza del Comune, che conta 165 sorridenti ed appagati turisti delle due ruote. Senza la pioggerella e il meteo instabile si farebbe il pienone nell'accogliente collinare cittadina dell'Anconetano, la cui località marina si affaccia sull'Adriatico. È stato scritto: la bicicletta è bella perché veicola valori positivi, capaci di formare prima persone e poi sportivi, trasmettendo la voglia di stare insieme con il giusto mix tra sportività e un pizzico di sana competizione che non guasta mai. Sempre più forti sono le motivazioni dei promotori, alimentate dai consensi ottenuti nel 2018 e dalla piena convinzione di operare con il pedale giusto. L'anno scorso la carovana altruistica e vociante ha eletto leader l'IT Action Team, seguito dal GS Chiaravalle e dallo Strense Cingolani Bike. Ai piani alti delle prime 10 scuderie, Monkey Bike, Ruota Libera, GS Cannella, Giulio Dori, Renzo Bike Club e Caffè, Club Amici Bici Senigallia, Demas Caffè Ostravetere, Falco Racing. L'edizione 2019 propone due percorsi in saliscendi attraverso le valli dell'Esino e del Misa, disegnati dall'Associazione Avis Montemarciano Amatori Ciclismo, guidata da Cardenio Rossini, in tandem con l'Oxain Ancona, presieduta da Giovanni Mascambruni. Il lungo si dipana per 82 km, dislivello 1191 metri. Il corto si sviluppa per 50 km, dislivello 650 metri. I cicloturisti vanno per ameni centri, verdi valli, storici colli e pedalatissimi territori. Borghetto, Chiaravalle, Monsano, San Marcello, Belvedere Ostrense, Monte Carotto, Serra dei Conti, Barbara, Ostravetere, Pianello e Casine di Ostra, Senigallia. Il patrocinio è accordato dal coinvolto e compartecipe Comune di Montemarciano, il cui sindaco è Damiano Bartozzi. Tutto è generosamente approntato e puntualmente predisposto. Rifornimenti, ristori, assistenza medica e assistenza tecnica, servizio scopa, buffet all'arrivo. Bello il Monte Premi, anche gratificazioni a sorteggio. A ogni cicloturista, all'insegna dell'ospitalità e delle peculiarità enogastronomiche, viene consegnata una bottiglia di vino Moncaro. La festa finale del ciclismo socializzante è programmata nella stessa centralissima ed evocativa piazza, destinata a raccogliere anche i gratificanti consensi che premiano l'impegno degli organizzatori. I numeri della cicloturistica Avis Montemarciano esprimono il seguente verdetto. Il primato va ancora allo Jesino IT Action Team, 31 partecipanti, scortato sul podio da Ruota Libera Moglie e GS Chiaravalle. Quarta piazza per Monkey Bike, quinto il pedale aguglianese, nella top 10 Born to Run, ciclistica anconetana, Giulio Dori Bike Club, Amici della Bici Velo Club. Ecco le voci della manifestazione con le interviste raccolte da Sara Santacchi. Assessore, Montemarciano si ravviva enormemente con questa ennesima domenica di sport, il ciclismo che in qualche modo si fa, come dire, anche portavoce di tanti valori e soprattutto anche di sociale. Sì, noi dobbiamo ringraziare l'Avis che ormai da 4 anni organizza questa bellissima manifestazione che richiama l'interesse dei ciclisti della zona. Vedo tante persone anche di fuori comune, ciclisti che vengono da Ancona, da Chiaravalle, da Castelferretti, e per noi è un orgoglio e una soddisfazione vedere Montemarciano al centro, come spesso succede, di manifestazioni sportive. Un'occasione anche per poter ammirare il paesaggio, perché si tratta di una cicloturistica, quindi, come dire, prendere tutto assolutamente con calma e godere di quella che nella quotidianità non si riesce a vivere appieno. Sì, è vero, io adesso non sono una ciclista, però mi rendo conto che passeggiare in bicicletta nelle nostre campagne è una cosa bellissima, perché i panorami delle Marche, ma anche del nostro territorio, sono veramente affascinanti. Una realtà piccola come Montemarciano, ma che dello sport può fare sicuramente un vanto.
Sì, è vero, noi a Montemarciano possiamo dire di essere orgogliosi delle nostre associazioni sportive, perché abbiamo una squadra del Marina Calcio in eccellenza, il Montemarciano in prima categoria, abbiamo anche una forte squadra di basket, siamo molto organizzati nella ritmica e nell'equitazione, quindi possiamo dire di coprire un po' tutte le attività sportive e di questo siamo molto orgogliosi. Non solo cicloturismo Montemarciano, ma la squadra della SD Avis Montemarciano Amatori Ciclismo si occupa di affrontare anche altri tipi di gare e competizioni. Nella nostra squadra abbiamo anche diversi atleti che partecipano a vari gran fondo, ma anche a livello oltre marchigiano, ma anche a livello diciamo nazionale. E quest'anno abbiamo fatto il Marche Marathon con Claudio Cesaretti e Luca Zamporlini ed io. Poi abbiamo affrontato anche altre gran fondo di nome e di prestigio, tipo abbiamo partecipato alla Maratona delle Dolomiti, alla Sportful a Feltre e poi dopo singolarmente io e un altro ragazzo, Illuminati Fabio, abbiamo partecipato alla Lozale Rad Marathon che si svolge a Solden in Austria. E questa è una gran fondo, diciamo, la più impegnativa d'Europa perché sono 238 km, 5.400 metri di dislivello da affrontare. E diciamo con quattro salite importanti così ci vuole abbastanza preparazione e anche diciamo abbastanza testa, perché poi si fa una salita l'ultima di 30 km dopo 180 km di gare, quindi anche là oltre ad avere le gambe se non hai la testa non si fa, però è bella, è impegnativa e diciamo molto molto dura, però è abbastanza bella, via, una delle più belle a livello europeo. Presidente, quarta edizione della cicloturistica con la volontà sempre più forte di sottolineare non tanto la vena agonistica quanto altro. Sì, diciamo che lo spirito è quello della partecipazione. Noi miriamo a aumentare sempre il numero dei personaggi e dei ciclisti che vengono a fare queste competizioni, non a livello agonistico ma quanto di gruppo. Cerchiamo in effetti di premiare le classifica fatta da i ciclisti più numerosi, quindi vengono da diverse parti di qui intorno della provincia. Oggi purtroppo abbiamo avuto una buona adesione, però è chiaro che il fattore tempo nel nostro hobby conta tantissimo. Comunque siamo molto soddisfatti e il percorso è sempre molto bello, molto ondulato nelle nostre colline qui intorno. Peccato che la strada è quella che comunque sia, loro li abbiamo avvisati, quindi tutto ok. Un doppio percorso? Sì, il percorso lungo, 82 km. Il percorso corto di 50 e anche comunque il lungo 82 è un percorso molto ondulato, quindi si fa molto bene, solo che i gruppi davanti hanno come si dice da noi, hanno menato, quindi hanno una bella gara è stata. A livello di numeri che risposta avete avuto? Diciamo che intorno una cicloturistica per andare bene deve andare sui 200 iscrizioni, la nostra è intorno ai 200. Quindi siamo molto soddisfatti, visto che facevamo veramente l'unplane quest'anno, perché molti dicevano che partecipavano, non perché siamo bravi, ma perché siamo un gruppo che partecipa a tutto quanto, c'è solidarietà, quindi riusciamo a fare un po' di tutto. E poi no, volevo sottolineare soltanto che tutto questo è possibile per noi dell'Avis di Montemarciano, collaboriamo tutti quanti per far sì che questa cicloturista cresca sempre meglio, ma abbiamo dei vari sponsor che ci danno una grossissima mano, senza di loro non possiamo fare nulla. Giovanni Mascambruni, una domenica ben riuscita, soprattutto un evento che sta crescendo negli anni. Sì, siamo alla quarta edizione e siamo in crescendo, tutti gli anni aumentiamo di qualche cinquantina di ciclisti in più. È una buona soddisfazione da parte degli organizzatori e oggi è stata una giornata che inizialmente, se non c'era l'acqua, non era brutto il tempo, qui noi aspettavamo circa 350 persone, purtroppo quest'anno è il primo anno su quattro che non, la raccomandazione che abbiamo fatto a quello che sta in alto non l'ha intesa, non ci ha dato ascolto, non so perché,
oltre che dire che sono un patito del ciclismo, perché il ciclismo va sponsorizzato, perché è la salute dei ragazzi, dei piccoli, fino a come me che ha superato la settantina.